Ciao ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo episodio del gameplay dedicato a The Sims 4. Allora ragazzi, andiamo in game perché sono esattamente nel punto dove eravamo l'altra volta. Sto registrando questo episodio subito dopo il nostro, come dire, torna al quartier. Ma che torna al quartier generale? No, non tornare al quartier generale. Io voglio che vai qui. Magia? No, vai qui. Vediamo se ci va con la scopa. Dicevo, voglio andare ad acquistare degli ingredienti per farci una pozione dei bisogni. Oddio! Oddio! Ma tutto a posto? È caduto da. Caduto dalla scopa, raga. Compra bacchette tuomi e famigli, no. Compra scopa e cristalli, no. Compra ingredienti per le pozioni. Vorrei comprare un po' di roba, raga. Speriamo che ci sia la mela. Cosa c'è qui? Diventa amico di Celine. Adoro! C'è lui che è solitario, vuole diventare amico di Celine. Adoro, adoro. Perché sto facendo questa cosa, raga? Perché voglio cercare di vincere i prossimi due duelli. Voglio provare a farlo subito. Compriamo un paio di mele. Fiore della morte, adoro. Ottenio. Pozione dell'epurazione no. Compriamo un po' di salvia e compriamo una patata e un ottenio, dai, non so a cosa servano a livello di, come dire, grazie per aver fatto acquisti, ok, ora ci serve un coso per le pozioni, torna al quartier generale, vai, bacheca delle notifiche, piena, piena. Un'ottima sessione di allenamento, bravo. Ora però non sviluppa. Passa al controllo, prenditi cura di te, caro il mio Richard. Ok, prendiamo intanto questi granelli che ci possono servire. E andiamo, ragazzi. Dove siamo? Ah, qui, ok. Mi serve andare qui. Prepara una pozione. Pozione della stabilità e bisogni abbondanti. Così ce la prendiamo e siamo di nuovo felici e contenti. Che dite? Così possiamo rimanere un altro po' al quartier generale. Ok, lui si muove solo in scopa. Lo sto odiando. Però sta aumentando la sua esperienza di, come dire, di magia. Quindi, poi facciamo un po' di incantesimi, raga, perché dobbiamo fare un po' di robe. Allora, noi in realtà, come magia, incantesimi su di noi, teletrasporto continuo, strofinamento. In realtà potevamo farci, vabbè, facciamo la pozione, però poi ci facciamo anche lo strofinamento. Ci sta, ci piace, ci piace. Why not? Lui sta preparando la pozione, raga. Nel frattempo, infatti, magia lo potremmo già mettere, incantesimo strofinamento. Adoro lui come mescola, ragazzi. Cioè, adoro. Volevo chiedervi nei commenti se voi la parte, diciamo, un po' supernatural della situazione la usate. Se comunque nelle vostre famiglie ci sono dei sim maghi incantatori, oppure se comunque avete dei vampiri, dei licantropi, delle sirene. Io per ora ho appunto un incantatore e un licantropo. Socializza con. Potremmo intanto socializzare. Non c'è nostro padre, no? Con Celine, dai, facciamo un po' di amicizia. Dai, amo, con questa pozione che dobbiamo andare a fare Emilia Ernst. Dobbiamo cercare di. Ugar, che ha appena perso il duello. Adoro. Adoro. Amo, ce l'hai fatta? Che poi ti facciamo fare. Ok, credo di sì. Credo di sì, forse, non so. Che ha fatta la pozione? Ah, imbottiglia tutto. Imbottiglia tutto e intanto ci siamo lavati, così per dirvelo. Adoro. Magia, incantesimi, zip zap. Noi siamo un po' cattivelli. Voglio aumentare a questo livello, raga, scusate. Magia, incantesimi, infernità. Oddio. Strofinamento, dai, laviamolo. E poi presentazione amichevole. Oddio, no, che presentazione. Facciamolo con lei, dai. Facciamolo con lei. Innanzitutto potremmo anche prenderci questo. Assorbi il granello. E poi da lei amichevole, presentazione amichevole.
Bellina, lei è un'adolescente, noi è una giovane adulta, tra l'altro. A noi quanto manca per diventare giovani adulti? 6 giorni. Vabbè, ci sta. Magia, parla di disavventure con le pozioni. Magia, entusiasmati per la magia. Aspetta, non te ne andare. Magia, duello magico per la conoscenza. Impara qualche nuovo incantesimo. Absolutely yes. Dai, ci sta. Facciamo. No, se n'è andata. Aspettaci. Aspetta, amichevole, che incantesimo. No, incantesimi, no. Ah, ma facciamolo su di lui. Incantesimi. Strofinamento, dai, siamo buoni. E visto che ci troviamo, magia, facciamo un duello magico. Richiedi una pietra baluginante? No, duello magico, duella per la conoscenza. Proviamoci, raga. Lui è veramente forte, cioè è il saggio della magia pratica. È un po' difficile. Non c'è spazio per fare il duello? Non ci credo. Non ci credo! Qui c'è gente che sta facendo. Lui. Amichevole, presentazione amichevole. Proviamoci. C'è un sacco di gente, raga, in questo posto. Ma chi è che ha perso un sondolo? Emilia! Duello per la conoscenza. Amica, andiamo. Tra l'altro, Emilia Ernst, che nel file normale di salvataggio è veramente bruttina, in realtà è bellissima. Io l'ho modificata un pochino qui in faccia, cioè aveva quei capelli un po' a caschetto, a funghetto, che era orrenda, orrenda. E invece, ragazzi, è molto bellina. Dai, facciamoci questo duello, che magari lo vinciamo. Perché no? Magari lo vinciamo, non lo so. Forse avremmo dovuto. Girl! Quante pozioni dei bisogni abbiamo? Ci piace. Potrebbero risultarci molto utili. Molto utili. Prenditi cura di te. Lui di notte. Lei è forte, secondo me. Girl, vedrai. Guarda come si para! Ma che problemi ha? Entusiasmati per la magia. Uno l'abbiamo colpita, però non so. Duello magico, incantesimi. Ragazzi, ma lei è fortissima! Si para! Dai, amo. Dai, secondo me. Girl! Girl! Dai, dai, che è il secondo! Dai, che è il secondo! Erika ha imparato infatuazione! Adoro! No, raga, sono troppo contento di questa roba! Qui c'è un Ken Kato. Adoro, raccogli il granello. Abbiamo bevuto la pozione, di regola ora dovrebbero migliorare tutti i nostri iole. E potremmo duellare con lui. Famiglie, incantesimi. No, aspetta che ho cliccato su di me. Duello magico per la conoscenza. Bello questo incantesimo dell'infatuazione. Tra l'altro, di che tipologia è? Maliziosa, ovviamente. Convinci due sim a essere romantici l'uno con l'altro. Adoro. Senti, saggio, ti va di fare un duello? Raga, comunque stiamo per salire ad un nuovo livello di incantatore. Volevo dirvelo. Girl, colpito subito. Adoro. Bellino. Mi piace, raga, mi piace moltissimo. Stiamo parando la magia. Bravo, bravo, l'abbiamo colpito. Però mi sa che allo scontro, diciamo, finale. Girl, dai, dai, e giù. Girl, potremmo vincerlo. No, il cazzo. Scusate, no, non l'abbiamo vinto. Vabbè, però lui. Girl! Grazie, però ci ha fatto diventare maestro incantatore. Andiamo subito a scegliere tre nuovi. Abbiamo 3 punti in realtà. Però
Cosa abbiamo? Prova di sortilegio. Ora il sim è protetto dalle maledizioni. Maestro della miscelazione. Il calderone conterrà delle pozioni extra ogni volta che verrà creata una pozione. Ci piace. Poi cosa abbiamo? Mentore naturale. Gli sviluppi di abilità e relazioni risultano aumentati quando ci si addestra e si sperimenta con gli altri incantatori. Sconti magici. Non ci interessa. Doma l'indomabile. Maestro. Azzera il livello della carica. No. Ci piaceva lanciatore magistrale, effettivamente. Portata spettrale, derivatore del potere. No, allora facciamo maestro della miscelazione, mi piace. Mentore naturale. E visto che ci troviamo, maestro della magia pratica. Dai, va bene così. Andiamo. Opla. Ci piace, ci piace. Torniamo a casa, raga. Torniamo a casa perché sono le due. In realtà no, scusate. Non tornare a casa. No, mi sa che sono già tornato. Troppo tardi. Dove è andato? Qui. Ok. No, scusate. Visto che ci troviamo, proviamo un altro duello, per favore. Così ne facciamo tre, perché sennò ci dobbiamo tornare. Così, amichevole. Presentazione amichevole al volo. Anche perché siamo diventati... Cos'era? No, siamo diventati maestri. Vorremmo diventare virtuosi. Cos'è? Amo. Abbiamo fatto l'amicizia con lui. Sì. Io vorrei fare un duello però. Ma che incantesimi. Ah, non si può? Dove sta andando? Sta facendo i compiti, ama. Adoro, adoro. Sta facendo i compiti qui al regno della magia. Ci piace. Ok, facciamo una cosa però. Passiamo direttamente al controllo di Richard, dai. Il duello magari poi me lo faccio off camera. Ragazzi, così vado avanti con l'aspirazione, sennò siamo bloccatissimi. E oggi, ragazzi, voglio fare una cosa importante con il nostro Richard e con la nostra Celine. Ovvero, vediamo un po' come sono messi. Allora, innanzitutto, non possiamo portarlo tipo qui? Dov'è Celine? Celine, voilà. Ok, proviamoci. Raga, voglio cercare di avere un figlio con Celine. Vediamo se ce la facciamo. Non gradisce la forma fisica. No, perché? Lei la gradisce, secondo me. Lui socializza con... Potremmo diventare un po' amici di Emilia Ernest. Eh? Why not? Cioè, come fa a non gradire la forma fisica con questo fisico, tra l'altro? Troppo top, troppo figa. Adoro. Ma perché lei non vuole fare il figlio? Un po' sconvolta, un po' distrutta. In realtà lui vuole mangiare. Andate a fare il figlio o no? Cioè lo fate il fichi fichi o no? Tu cosa c'hai da fare, tra l'altro? Devi presentare sta cazzarola di tesina. Allora, facciamo il figlio. Poi direi di riportare qui. Una volta che hanno fatto il figlio, riportiamo qui Eric. Così gli dà la pozione, raga. Molto semplicemente. Comunque in ogni episodio questi fanno fichi fichi. Devo dire che per ora si amano molto. Ma perché non farlo anche con loro? Romantico. Fai fichi fichi sotto la doccia. Bricconcella birbantella della nostra Amelia. Ma qualcuno ha perso la dignità? Celine inizia a lavorare tra un'ora. Adoro. Adoro. Amica. E allora basta fare figlio. Fatti una doccia allora, perché devi andare al lavoro, ama. Brava, che hai fatto il figlio. Dai, veloce però. Amelia ha preso gli interessi del fighi fighi di Arti. Era anche ora, amica. Fai un test di gravidanza. Raga, così, veloce. Lui, scusate, portiamo qui Eric, perché ci serve una pozione. La diamo a lui. Bevi una pozione, per favore, della... dei bisogni, così ti riprendi alla grande. Non è andata a buon fine? Girl, tutto a metà. No, bevine un'altra. Si mangia per due, signori. Yeah. Ovviamente, ragazzi, adesso arriva il totonomi. Fatemi sapere i nomi maschili e femminili che vorreste dare al prossimo figlio che arriverà, ragazzi. Allora, niente? Oh, beviamone un'altra. Vediamo se riusciamo a migliorare i bisogni. Io non amo i trucchi.
Ma amo, almeno le pozioni fanno parte del gioco, quindi ce lo possiamo permettere. Molto bene. Amica, anzi, amico, devi fare compiti a casa di dilettarsi a sviolinare. Compiti a casa di dilettarsi a sviolinare. Raggiunto il livello 3 di ricerca e dibattito. Molto bene. Bravo. Bravo, ci piace, bravissimo. I compiti. Fai i compiti. Adoro. Lui fa i compiti e poi dobbiamo preparare la tesina. Ah, ma brava, stai andando al lavoro. Da incinta. Adoro. Questa la possiamo ridare a Eric. Mi sembra più che giusto. Mi sembra più che giusto, noi facciamo questi compiti e poi ci dedichiamo un attimo all'università, attività, tesina per la sessione, continua a scrivere la tesina e a sviolinare per la sessione. Sì, continuiamo a scriverla, dai. Tu lavoriamo sodo, devi avere la promozione, amo. Cioè, non c'è trippa per gatti. Andiamo, velocizziamo un pochino, tanto lui va all'università alle 11. Ora, questi sim sono veramente presi da tante attività. Ci serve un po' di dramma, ci serve un po' di storia, ci serve un po' di situazioni. Quindi, ragazzi, io penso che dai prossimi episodi inizieremo anche un po' a diminuire, diciamo, il gameplay rispetto alle loro attività, alle loro aspirazioni, al loro lavoro. Magari quello cercherò di farlo da solo. E però sviluppiamo un po' di più le relazioni, perché sennò qua non si finisce mai. Qua dobbiamo finire il terzo duello, per l'appunto, ma lui lo voglio concentrato a gogo sulla magia, ragazzi. E quindi direi che veniamo qui a sperimentare, dato che lui è diventato, cos'è che era? Un miscelatore, miscelatore meraviglioso, maestro della miscelazione. Quindi andiamo. Cosa c'è qui? Duellante magistrale, potabili potenti, risonanza ma magica. Però per fare quel il duellante magistrale ci serve tutta quella catena di roba. Adoro. Lui sta scrivendo la tesina. Come facciamo a capire che la tesina va bene? Per presentarla, più che altro. Università. Cosa succede? Erika andrà a scuola fra un'ora. Oggi Serena ha portato a casa 52. E ho capito, un giorno di vacanza va bene, ma non riusciamo a essere promossi? Amica. Ma dai, un pochino, un pelino. Usa e fai la doccia. Lei, la nostra Selina, è incinta, ragazzi! È incinta! Adoro del nostro Richard. Adoro. 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 Beh, allora facciamo una cosa, guarda, io tolgo questa roba, ti dico università, tesina, sai, presento una tesina con... No, dobbiamo continuare a scrivere la tesina. Allora ad un certo punto la finisce. Va bene ragazzi, io direi che con questo episodio possiamo terminare qui. È stato un episodio abbastanza accattivante, abbastanza attivo, con tutti questi duelli di magia e tutta sta magia imparata. E ovviamente l'evento importantissimo che è appunto il nuovo nascituro che arriverà. Raga, nei commenti scrivetemi i nomi maschili e femminili che vorreste dare al nuovo Vimes o alla nuova Vimes, chissà. E nulla, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivare la campanella, mettere un mi piace, e se volete sostenere questo canale c'è il tasto super grazie o il link di Stan Gaming. Io nel frattempo ragazzi, vi mando un bacio dal vostro Danzo e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!